Da una parte la transizione digitale ed ecologica, dall'altra la sostenibilità finanziaria delle aziende, esigenze che gli imprenditori del territorio si trovano a dover contemperare per garantire la crescita delle proprie aziende e lo sviluppo e il benessere delle comunità di riferimento. E questo uno dei temi affrontati nel convegno Equilibri patrimoniali e finanziari delle imprese, promosso da Confindustria di Chieti Pescara, Piccola Industria Abruzzo e ANDAF, Associazione Nazionale di Direttori Amministrativi e Finanziari di Marche, Abruzzo e Molise, con il contributo di Illimiti. A parlarne è Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Bassa patrimonializzazione e quindi l'equilibrio delle aziende nell'ambito, diciamo, della sostenibilità finanziaria, che è un tema annoso per le nostre aziende, soprattutto per quanto riguarda le piccole aziende, un tema che è venuto ancora più in evidenza con l'emergenza sanitaria e quindi la conseguente crisi economica, che ha evidenziato questa bassa patrimonializzazione e anche un sensibile indebitamento da parte delle aziende. Giovanni Baroni, presidente della piccola industria di Confindustria. Allora, qual è la situazione della piccola industria in Italia anche alla luce del quadro geopolitico che stiamo vivendo? Mediamente abbiamo una maggiore frammentazione e minore dimensione rispetto ai nostri partner europei. Nonostante la pandemia, nonostante la crisi del 2008, abbiamo complessivamente le nostre piccole e medie imprese che hanno tenuto decisamente bene. È chiaro, in rallentamento, che in qualche modo possiamo accomunare anche alla situazione delle famiglie italiane, no? Che hanno una situazione di indebitamento estremamente bassa, hanno permesso di superare questo momento anche di crisi, diciamo, Covid, dove comunque le liquidità sono diminuite, l'indebitamento è aumentato, è diminuito il risparmio, ma anche, diciamo, la crisi del 2022 legata allo shock energetico. Ora però bisogna anche guardare avanti. Allora, cosa devono fare oggi le nostre imprese tutte, ma in particolare le nostre piccole e medie imprese? Devono andare a mettere in atto quella che in gergo si chiama un po' industria 5.0, cioè un'industria digitale, tecnologica, sostenibile e smart, e su questi tipi di investimento non bastano i mezzi propri delle imprese stesse, ma bisogna mettere in atto delle azioni anche di sostegno e di supporto agli investimenti in questa direzione, perché le nuove tecnologie permetterebbero di colmare i gap di competitività.